La grazia del Blonde Salad nasce You, The Fashion Revolution. Allora, cos'è? Perché nasce questa mostra? Allora, questa mostra nasce perché non è mai stata fatta prima, quindi c'era l'esigenza di consacrare in qualche modo in un tempio della cultura come la Triennale di Milano un fenomeno che c'è da 10 anni, ma è stato all'inizio snobbato e poi negli ultimi tempi invece valutato per quello che è, cioè la rivoluzione partecipativa della moda. Nasce da un giornale di carta, perché questo giornale di carta, che è Grazia, ha sempre creduto nel potere delle fashion influencer, cioè sostanzialmente insieme con i servizi aspirazionali, tradizionali, che noi amiamo tantissimo e che il nostro pubblico ama, pensiamo che una strada parallela e non convergente ma neanche contrapposta sia quella delle fashion influencer, che rendono la moda molto partecipativa. Il sito di Grazia nel 2011 ha creato una scuderia di influencer che sono cresciute e diventate poi autonome, adesso nuove sono entrate e diventeranno poi autonome anche loro quando cresceranno e avranno gli strumenti per poterlo fare, e sono Candela, Eleonora, Candela Novembre, Eleonora Carisi e tantissime altre che sono partite e che hanno poi costruito una loro strada indipendente. Questa mostra è la celebrazione della iniziativa e dell'imprenditoria di giovani donne che decidono di interpretare lo stile e di renderlo partecipativo. Si chiama You perché è tutta spicchiata, perché è il senso di una rivoluzione. Il senso della rivoluzione è la condivisione, la partecipazione e il fatto che tu che entri in questa mostra magari tra qualche anno sarai tu l'influencer del futuro. Allora, partecipazione, libertà, positivismo, insomma si è parlato un po' di tutto questo. Sono queste le strade che percorre la moda nei prossimi anni? La moda è in grande cambiamento perché, voglio dire, tradizionalmente una volta ai défilé non andavano neanche i giornalisti, andavano solo i compratori, i grandi clienti, poi sono entrati i giornalisti. Poi sono entrate le influencer e poi adesso la moda è piena ha tantissimi canali diversi, sta prendendo nuove strade, sta rivoluzionandosi, c'è stato quest'anno un grande ribaltamento, nuovi stilisti che sono arrivati nei brand, sta veramente molto cambiando e interpretando lo stile come libertà massima. Una volta c'era cosa va di moda, adesso va di moda la tua personalità. E la tua personalità e come porti un vestito tu e il tuo carattere fanno grande un abito. Grazia, in senso olistico però, carta, web, iniziative, come sta andando negli ultimi mesi? Come va a settembre in proiezione? Come si pensa di chiudere quest'anno? Sta andando molto bene, c'è stata una rivoluzione totale anche su Grazia, che dal 2013 il giornale è cambiato completamente, ha preso una veste più internazionale, è diventata un giornale di news, cioè di attualità e di moda, dove le news sono nel senso che anche la moda è notizia e l'attualità è notizia. È un giornale che ha messo in copertina i personaggi interpretati secondo il nostro stile e fa delle notizie, nel senso notizie, il suo punto di la sua linea editoriale, le notizie di attualità e le notizie di moda, e le notizie di bellezza e le notizie di spettacolo, ma le notizie, è un settimanale, io credo in questo momento, il più cambiato e il più in ascesa, con un pubblico sempre diverso.